Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui appunto rispondo ad alcune vostre domande che mi avete fatto sotto ad alcuni video e anche in alcune Instagram stories che vi avevo postato per l'occasione, appunto per appunto raccogliere alcune domande. Ho selezionato quelle un pochino più ricorrenti in maniera tale appunto da riassumerle in questo video. Se ne avete altre, lasciatemele qui sotto in un commento oppure seguitemi su Instagram. Perché appunto utilizzerò le Instagram Stories e appunto la no nuova funzionalità in cui potete farmi delle domande per appunto raccoglierne delle altre eventualmente per fare un altro video ask sulla mia avventura in Germania. Io me le sono segnate in maniera tale appunto da non dimenticarmene nemmeno una. Sono appunto le domande un pochino più ricorrenti e quelle che ritenevo un attimino più interessanti, quindi direi di cominciare e la prima è esattamente cosa fai in gelateria e quante ore lavori? Allora, esattamente in gelateria io sono l'ultima arrivata, quindi faccio un pochino di tutto, un pochino tutte le cose che mi hanno insegnato man mano nel tempo, negli ultimi 2 mesi. Principalmente, purtroppo, devo dire, sto alla lavastoviglie, in ogni caso mi hanno insegnato appunto a fare la caffetteria. Quindi caffè, cappuccini, latte macchiati, sono abbastanza pratica con alcune coppe, non riesco ancora a mettere decentemente la panna, però ci sto lavorando, questo è quello che faccio principalmente. Quante ore lavoro al giorno? Dipende, nel senso che io so che comincio alle 8:30, ma non so a che ora finisco, perché dipende a che ora, si decide di chiudere, in genere si chiude dopo le 10, quindi fate un po' voi. C'è la mezz'oretta di pausa per il pranzo più la mezz'oretta per la cena, quindi avrete un'idea di quante ore lavoro al giorno. Seconda domanda, perché sei partita a giugno? La stagione non comincia prima? Allora, la stagione effettivamente comincia prima, si parla di fine febbraio, inizio marzo ed effettivamente io avrei dovuto partire ai primi di marzo con appunto la mia stagione in Germania. Perché quindi non sono partita? C'è stato un grosso problema in gelateria, hanno dovuto rifarla completamente e quindi la mia partenza è slittata di 3 mesi. Abbiamo aperto l'11 di giugno, se non ricordo male. In ogni caso, appunto, in genere la stagione comincia 3 mesi prima rispetto a quello che è cominciata la mia. Terza domanda, qual è la cosa più curiosa e strana che fanno i clienti? Allora, di clienti strani ce n'è. Diciamo che in generale sembra che i tedeschi non sappiano bere uno spritz Aperol o un qualsiasi altro aperitivo senza l'utilizzo di una cannuccia. A questo proposito è capitato che una signora venisse al banco a chiedermi una cannuccia perché il cameriere si era dimenticato appunto di portargliela e non poteva assolutamente bere il suo Campari Orange senza una cannuccia. Poi ovviamente di clienti che fanno cose più o meno strane ci sono, c'è un cliente fisso che viene a bersi quello che viene chiamato benzina, che sarebbe vino rosso mescolato con la Coca-Cola, che è una cosa alquanto assurda, almeno per me, non so se per voi è lo stesso. Altrimenti, cose ancora più strane potrebbero essere i clienti, quelli che si prendono appunto le coppe, belle grosse, sostanziose, e poi ne lasciano tre quarti lì. Di cose strane ne passano tante, magari se avete qualche curiosità in più fatemelo sapere in un commento, magari ci penso su e magari quando capita il cliente strano me lo segno e ci faccio un video dedicato, tipo i vari tipi di clienti che trovi in una gelateria. Quarta domanda, farai altre stagioni? È un'esperienza che consigli di fare anche ad altri? Allora, fare altre stagioni non lo so, nel senso che non è una cosa che dipende soltanto da me. Io spererei comunque di trovare lavoro in Italia e nel mio campo di studi, quindi nelle scienze ambientali, però non escludo di poter fare altre stagioni nel caso non succedesse. Poi ovviamente appunto non dipende soltanto da me, sembra che siano contenti di quello che sto facendo, però non si sa mai. La consiglio come esperienza? Sì, però bisogna avere una forte motivazione, appunto come dicevo all'inizio, la prima domanda, io lavoro parecchie ore al giorno e ho mezza giornata libera ogni tanto quando piove. E questa mezza giornata libera, almeno nel mio caso, la dedico ai video e a riposare perlomeno il fisico. Quindi bisogna essere preparati sia mentalmente che fisicamente a fare una cosa del genere. A questo proposito c'è la domanda numero 5 che mi chiede come faccio con i dolori fisici, in particolare alle gambe.
Allora, come vi avevo detto nel video in cui vi facevo vedere la mia stanza, io faccio stretching sia al mattino che la sera in maniera tale da distendere un attimino i muscoli. In più, per quanto riguarda la notte, invece, ho messo un rialzo sotto al materasso a livello dei piedi in maniera tale da dormire con le gambe un pochino rialzate, cosa che aiuta la circolazione, almeno non ho le gambe così tanto pesanti ed è una cosa che effettivamente aiuta veramente, veramente molto. Poi nel caso potete magari vedere tipo pastiglie, medicinali, eccetera, però io personalmente non ne prendo e quindi non penso sia il caso di consigliarvi nient'altro. Domanda numero 6, come fai con il tedesco e come comunichi? Allora, io il tedesco l'ho studiato alle superiori, il problema è che sono passati 11 anni da quando ho fatto l'esame di maturità e non ero questa grande cima in tedesco. Qualcosina riesco ad arrangiarmi, in ogni caso sul lavoro si parla tra di noi quasi esclusivamente in italiano. Ci sono dei termini in tedesco che ho imparato. Sto imparando il tedesco che mi servirà eventualmente se dovessi servire i clienti alla vetrina, quindi il gelato tra virgolette con o coppetta d'asporto, quindi sapermi rapportare un minimo con i clienti, sto cercando di impararlo. Sto comunque studiando un po' di tedesco, anche perché comunque sia non è bello non riuscire a comunicare con le persone. Non ho molto tempo per farlo, quindi non è che stia migliorando granché. Domanda numero 7, come sono i tedeschi nei confronti degli italiani? Io sinceramente non ho notato grandi stranezze nel rapporto tra tedeschi e italiani, anche perché comunque sia sono una società multietnica, difficilmente troverai il tedesco su tedesco, qui c'è una grande comunità di persone di origine russa, quindi sì, insomma, sono abbastanza abituati ad avere una società multietnica, il saluto principale e internazionale, ciao, si usa anche qui, quindi sono anche abbastanza simpatici. In periodo di mondiali, poco prima che cominciassero, prendevano un pochino in giro il fatto che non ci fosse l'Italia ai mondiali, ma poi gli è stato restituito ampiamente il favore quando la Germania è uscita. Ci sono gli soliti stereotipi, magari, però non sono, appunto, sono abbastanza amichevoli e non fanno nulla di strano, almeno ai miei occhi. Domanda numero 8, qual è la difficoltà maggiore che hai incontrato? Quando sono partita io pensavo che avrei fatto molta difficoltà ad abituarmi di nuovo a vivere con altre persone a stretto contatto, nel senso che vivendo da sola in Italia pensavo che avrei avuto un po' di problemi. La difficoltà è stata principalmente, la sto trovando anche adesso, a livello fisico, perché appunto è abbastanza stressante e stancante stare in piedi tante ore al giorno, e anche un pochino forse a livello mentale, perché avendo cominciato direttamente a giugno e non a marzo, non ho avuto molto tempo per impararmi tutte le coppe e farle decentemente soprattutto. Questa appunto è la difficoltà maggiore, almeno per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Domanda numero 9, nonché l'ultima, cosa ti manca dell'Italia e hai nostalgia del bel paese? Allora, nostalgia non tanta, nel senso che avendo anche fatto un anno in Australia non soffro più di tanto la lontananza dall'Italia in generale. Mi manca ovviamente, sarebbe scontato dirlo, la mia famiglia, mi manca anche il cibo italiano. Forse la cosa che mi manca di più dell'Italia è riuscire a parlare con persone che parlano la mia stessa lingua, perché escludendo appunto le persone con cui lavoro non comunico praticamente con nessuno. Quindi quella forse è una mia mancanza, ma è tra virgolette anche colpa mia che non ho studiato tedesco in maniera approfondita e soddisfacente né alle superiori né prima di venire su. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile e l'abbiate trovato interessante. Nel caso lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici. Nemmeno un commento qui sotto, se avete altre domande non esitate a scrivermele. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi più o meno in diretta nella mia avventura qui in Germania. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!